Ti credi tanto furbo, eh? Quello che ti ha assoltato ti farà fare la stessa fine. I criminali di questa città un tempo credevano in certe cose, l'onore, il rispetto. Guardati, tu in che cosa credi, eh? In che cosa credi? Io credo semplicemente che quello che non ti uccide ti rende più strano. E io che pensavo che le mie battute fossero stupide. Dammi una ragione per non dire ai miei uomini di staccarti la testa. Ti va bene un trucchetto di magia? Adesso questa matita la faccio sparire. Ta-da! Ecco, Morto? Erano 500.000. E quant'era vivo? E vuoi sapere come mi sono fatto queste cicatrici? Mio padre era un alcolista e un maniaco. E una notte, da di matto ancora più del solito, mamma prende un coltello da cucina per difendersi, ma a lui questo non piace neanche un pochetto. Allora, mentre io li guardo, la colpisce col coltello, ridendo mentre lo fa. Si gira verso di me e dice: perché sei così serio? Viene verso di me con il coltello: perché sei così serio? E mi ficca la lama in bocca. Mettiamo un bel sorriso su quel faccino. E Io non voglio ucciderti. Che faccio senza di te? Torno a fregare i trafficanti mafiosi? No, no. No. No, tu. Tu completi me. Tu sei spazzatura, uccidi per soldi. Non parlare come uno di loro, non lo sei. Anche se ti piacerebbe. Per loro sei solo un mostro. Come me. Ora gli servi. Ma tra un po' ti cacceranno via, come un lebbroso. La loro moralità, i loro principi, sono uno stupido scherzo. Li mollano appena cominciano i problemi. Sono bravi solo quanto il mondo permette loro di esserlo. Te lo dimostro, quando le cose vanno male. Queste persone civili e per bene si sbranano tra di loro. Vedi, io non sono un mostro. Le pistole sono troppo rapide. Non puoi assaporare tutte le piccole emozioni. Vedi, nei loro ultimi attimi, le persone mostrano chi sono veramente. Quindi, in un certo senso, posso dire che ho conosciuto i tuoi amici meglio di te. Ho fatto quello che so fare meglio. Ho preso il tuo bel piano e l'ho ribaltato contro di te. Guarda cosa ho fatto a questa città con qualche bidone di benzina e un paio di pallottole. Ho notato che nessuno entra nel panico quando le cose vanno secondo i piani. Anche se i piani sono mostruosi. Se domani dico alla stampa che un teppista da strapazzo verrà ammazzato o che un camion pieno di soldati esploderà, nessuno va nel panico. Perché fa tutto parte del piano. Ma quando dico che un solo piccolo sindaco morirà, allora tutti perdono la testa. Se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. Ah, e sai qual è il bello del caos?